incontro con i vertici del COC e con gli uffici regionali già questa settimana, prima di qualsiasi atto, così l'assessore piemontese alla sanità Luigi Cardi, dopo l'allarme lanciato rispetto alle convenzioni per il personale nel corso del CDA del centro ortopedico di Quadrante di Omegna, chiusa la sperimentazione. Dopo il mancato rinnovo della convenzione con l'ASL di Novara, è stato l'amministratore delegato del COC a riferire di difficoltà interpretative sul nuovo stato del centro rispetto alla nuova stabilizzazione. I ladri tornano a colpire nel Verbano, sono state almeno 5 le case svaligiate nell'ultima settimana a Cambiasca, Cannobio e Verbania. I ladri agiscono in pieno giorno, approfittano dell'assenza dei padroni di casa, forzano la porta. Una volta in casa cercano gioielli, contanti e preziosi e dopo aver messo tutto sotto sopra fuggono. La questura ha già programmato però una reazione all'accaduto. Dallo scorso fine settimana sono stati attuati particolari dispositivi antirapina con posti di blocco lungo le strade del territorio. Vengono fermate tutte le auto sospette, numerose pattuglie sono in giro per controlli e sono pronte a intervenire immediatamente. I residenti delle case popolari di Cireggio sul Piede di Guerra denunciano l'abbandono da parte dell'Agenzia Territoriale della Casa. Gli appartamenti necessitano di importanti lavori di manutenzione. Del problema si è fatto carico il gruppo consigliare del PD, chiedendo al governo Marchioni di farsi parte attiva nella questione. Occorre, ha detto il capogruppo Alessandro Rondinelli, dare risposte a queste persone che stanno vivendo una situazione davvero difficile. Riaperta nel fine settimana la strada comunale di Valpiana Villa d'Ossola. L'arteria è interrotta lo scorso 24 novembre da uno smottamento che ha causato anche la temporanea evacuazione di alcune abitazioni. 190.000 euro l'importo dei lavori finanziati con fondi di somma urgenza. Si è proceduto con un intervento di sbancamento del versante montano e con la ricostruzione della sede stradale. L'arteria è percorribile a fasce orarie e rimane chiusa nelle ore diurne in coincidenza con i lavori del cantiere. Altri 100.000 euro andranno invece a finanziare il progetto e i lavori di costruzione del muro di contenimento. A gennaio il bando va avanti secondo i piani l'iter per la realizzazione dello svincolo dell'A26 a Baveno in direzione nord. L'amministrazione comunale informa che il piano degli espropri si è concluso positivamente. Entro fine anno verrà attivato il piano di monitoraggio ambientale. Le attività per l'avvio della procedura di pubblicazione del bando di gara sono state avviate e presumibilmente la sua pubblicazione avverrà nel mese di gennaio 2020. Il sindaco Maria Rosa Gnocchi spera le procedure di gara rispettino i tempi, così da realizzare quest'opera così strategica e necessaria per il territorio entro il 2021.